Buongiorno, guys. Changing routine today. We're gonna start out with the workout and see what happens, how we feel by moving first and then doing all the rest. And then we got a long project. This is from yesterday night. We got our 10 TikToks. We need a video about the 1,000 people funded that I'm trying to build. I need to do my vlog. I gotta order some pieces for the Fiat of my sister. Gotta make a couple of thumbnails of videos that I posted. Course, uh, we're gonna go to the gym. Maybe I'm playing tennis. Uh, I gotta present a potential presentation for a webinar on the 4th of April today to the team that I'm working with. Uh, and I don't know what this means. I wrote something wrong. Probably I was so tired that I couldn't write it. <laughs> Starting out with my typical push ups, stretching nice and chill. At least as I move, I'm happy. Appena filmato e fatto per il vlog di ieri, dopodiché abbiamo anche iniziato e finito l'editing del parafango della BMW che mi avete visto nel vlog dell'altro giorno, che posterò probabilmente tra qualche giorno. Adesso andiamo a vedere un paio di dati, qui vediamo, abbiamo aggiunto un altro 20 subscribers ieri, oggi abbiamo aggiunto i 7, il target giornaliero è minimo 10, il target che voglio avere è 20, che vuol dire che è già una crescita molto buona. Qui abbiamo added another five people, which is good. Siamo live e possiamo fare il checkout di questo. Abbiamo fatto i nostri 10 video. Abbiamo fatto la palestra. Ora mancano un paio di thumbnail ed ordinare i pezzi di ricambio per la macchina, e sorella. E poi altra roba da fare. La cosa che mi soddisfa più di tutti è finire ogni giorno la cazzo di edilizia di cose da fare. Potete chiamarmi autistico ma secondo è una cosa bellissima da fare, devo aggiungere spesa, eccola qua, vi ho appena ordinato i pezzi per un lavoro che farò sulla macchina di mia sorella, che ci sarà un altro video riguardo. Oppala. Ho fatto la spesa e ora si torna a casetta, ho appena fatto una chiamata di un'ora con Gabriella e Gianluca, che porca vacca, per parlare della parte legale dell'impresa dei mille, Gabriella sarà la nostra legale americana che però parla anche italiano e bella complessa come cosa, ma si può fare. Ci vediamo, cioè ce la possiamo fare. Ora tocca capire un po' come costruire l'app per gestire tutto, ma ce la dovremmo fare. But up c'è ChatGPT doing some SEO for the last video I'm going to post on YouTube.